Non so se sono state le voci di dentro o quelle di fuori che mi hanno portato qui. Certo, sono cresciuto a Pane Berlinguer, leggendo del Nicaragua e raccogliendo soldi per il minatore inglese. Le voci di fuori sono entrate dalle finestre. Erano le voci di chi si ribellava, di chi denunciava il nesso tra contaminazione e malattia, di chi rifiutava di pagare per il benessere altrui. È così che io, storico, mi sono ritrovato nella crisi campana dei rifiuti. Ho cominciato a seguire quella vicenda da lontano, da immigrato, mentre ero a Berkeley e a Yale, ed ho scoperto pian piano che in Campania le donne sono in prima linea per combattere contro l'ingiustizia ambientale. Nunzia, ad esempio, è una vera cattedrale nel mondo dell'attivismo campano con il suo blog. Ivana e Carlotta invece mi hanno cercato loro, una per il suo documentario, l'altra per le sue ricerche di dottorato, finendo così in questo nostro progetto. A Gigliola invece mi hanno portato vecchie amicizie dei tempi del liceo. Intanto Paola e Doriana ritornavano continuamente in tante interviste ad attivisti ed attiviste come punti di riferimento. Teresa invece è stata la prima che mi ha accolto a casa sua, raccontandomi la sua storia. Brigida l'ho incontrato a Barcellona sulle strade di chi è andato via, mentre Novella ha risposto ad un mio appello online. È così che è nato questo libro, dalla voglia di dare la parola a chi l'ingiustizia ambientale ce l'ha scritta nella sua biografia e con l'ingiustizia la voglia di ribellarsi, di resistere. Davvero, come scrive Serenella, le voci di chi pensa che raccontare e resistere adesso sono anche fuori.